Anche quest'anno si ripete un carabiniere per Babbo Natale, l'iniziativa che ormai da 16 anni organizza la Dricesta Onlus in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, visitando e distribuendo doni ai piccoli degenti dei reparti pediatrici dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Al nostro microfono Carla Panzino, presidente della Dricesta Onlus, e il generale Carlo Cerrina, comandante della Legione Abruzzo e Molise dei Carabinieri. Come ho sempre detto, non ci può essere Natale in ospedale senza Babbo Natale Carabiniere, e questo è imprescindibile. E noi porteremo tanti giochi grazie sia ai carabinieri di Pescara che ci hanno aiutato a raccogliere i benefattori e soprattutto alla Lisciani Giochi. E sono oramai 16 anni che questa bellissima iniziativa esiste nelle corsie dell'ospedale di Pescara, in tutti i reparti pediatrici, e questa è la cosa ancora più bella, perché tutti i bambini che stanno poco bene, che trascorrono le festività natalizie in ospedale, hanno il diritto del loro Babbo Natale. Un Babbo Natale speciale, un ho 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 che viene comunque con i colori dell'arma, da 16 anni sempre lo stesso Babbo Natale, e si sono avvicendati tanti comandanti. Per me quest'anno è ancora più bello, perché per la prima volta c'è il generale, il comandante Abruzzo e Molise, che ci onora della sua presenza e soprattutto della sua solidarietà, perché ha voluto pensare ai bambini più grandi portando dei gadget dei carabinieri proprio per i bambini più grandi, che in effetti sono i più difficili da accontentare. È un momento di gioia e di allegria che vorrei che si ripetesse, ma anche per ricordare di dare un significato diverso al Natale. Quindi se qualcuno volesse fare una donazione, ancora in tempo per poterla poi detrarla a maggio nella dichiarazione dei redditi. E voglio ricordare che è un gesto carino, forse anche di esempio e di insegnamento ai nostri figli, per i nostri tutti gli amici. Non c'è da vergognarsi a chiedere di aiutare i progetti a sostegno della sanità pubblica, ma soprattutto della ospedalizzazione più giusta per un bambino, perché un bambino ha il diritto di sentirsi quasi a casa. Sappiamo che per la malattia non può essere mai raggiungibile questo obiettivo, però sicuramente possiamo farlo stare meglio con arredi più consoni a una degenza pediatrica, ma soprattutto più confortevole, e con un'assistenza e con dei servizi più all'avanguardia per poter garantire la guarigione il prima possibile. Generale Carlo Cerrina, del Comando della Legione Abruzzo e Molise dei Carabinieri, quanto è importante questa sinergia e cosa vi restituisce in termini proprio di emozioni? Beh, tantissimo. Intanto il regalo più grosso è quello che facciamo noi a noi stessi, essere qui con Carlo è una cosa bellissima per noi e per i ragazzi. Essere vicino ai ragazzi che stanno poco bene in questo momento di Natale, e per noi che siamo qui sempre in servizio a loro favore, è una cosa importantissima. Se riusciamo a donargli un sorriso, a strappare un sorriso a questi ragazzi, è il regalo più grosso che possiamo fare a noi stessi. Più piccoli regaliamo quindi un sorriso, e più grandi sempre al servizio della sicurezza e della legalità. Questo è il regalo più grande che si può fare agli adulti in questo momento. Assolutamente, e soprattutto ricordiamo ai bambini che i carabinieri nelle favole sono ricordati da sempre con Pinocchio, e quindi ci fa piacere riportare questo ricordo storico anche ai bambini che magari non leggono più Pinocchio. Ma allora qui abbiamo invece Babbo Natale in persona, in carne ed ossa. Cosa regaliamo oggi? Come facciamo a restituire appunto il sorriso a questi piccoli degenti che, insomma, per varie questioni si ritrovano a passare il Natale qui in ospedale, a renderglielo un po' più sereno? Con un piccolo pensierino e donargli tutta l'armonia è la cosa più bella del mondo, e stare vicino a loro sempre. E gli adulti? Un augurio anche agli adulti? Sì, tanti auguri. Oltre alla donazione e alla consegna dei giocattoli, i carabinieri impegnati nell'evento hanno anche raccolto fondi per sostenere i progetti di prossima realizzazione della Dricesta Onlus. Colonnello Marco Riscaldati, comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, insomma siamo in questo momento all'interno del reparto di pediatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Quanto è importante riuscire a regalare un sorriso ai piccoli degenti di questi reparti? Sicuramente è importantissimo. Noi volentieri e veramente con gioia dedichiamo una parte oggi del nostro tempo a questa realtà, veramente bambini che ti fanno commuovere, che anche un po' sorpresi nel loro innocente stupore
che ci guardano, mentre appunto un carabiniere vestito da Babbo Natale porta dei doni assieme all'Adricesta, alla signora Panzino, che è da anni che promuove questa iniziativa, a cui noi aderiamo con molta gioia e molto volentieri. Senta, prima a microfoni spenti dicevamo che siamo proprio dietro a una riproduzione di Pinocchio e lei ci diceva questa piccola curiosità che riguarda la sua infanzia. Le avevano regalato un Pinocchio uguale a quello che vediamo alle nostre spalle e che conserva ancora gelosamente. Sì, no, è vero, è un pupazzo di gomma che è la riproduzione fedele di questo Pinocchio, ma adesso al di là di questo mi piace anche scherzosamente in questa circostanza accostare la figura di Pinocchio al carabiniere, perché insomma sappiamo bene che Collodi nella sua storia ha reso i carabinieri anche protagonisti del rintraccio dell'acchiappo, se così possiamo dire, per il naso di Pinocchio, che lo hanno riportato al papà, diciamo così, putativo, Geppetto. Diciamo che non si smette mai di essere bambini, nonostante si cresca, ma il piccolo fanciullo che è in noi non ci lascia mai. Ma sì, certamente, anche perché poi, riprendendo quei fili di questa storia, i carabinieri e Pinocchio, cioè i carabinieri si dedicano ai bambini fin dai tempi di Pinocchio, per cui c'è questa tradizione anche narrativa che si ripete oggi veramente con tanto calore, con tanta passione e tanta gioia. Comandante dei Carabinieri di Pescara, cos'altro possiamo aggiungere a questa giornata di festa per i bambini, per i piccoli degenti del Santo Spirito di Pescara? Sì, anche quest'anno si rinnova il nostro tradizionale impegno di portare un sorriso ai reparti di pediatria dove ci sono bambini malati. Che dire, per me è un impegno bellissimo, è il secondo anno a cui partecipo a questo importante evento e sono orgoglioso di poter far parte di questo meccanismo che veramente persegue la finalità, quella di rassicurare e portare un sorriso. Al tempo stesso poi con la raccolta fondi della Tricesta si permette di migliorare l'ospedalizzazione dei bambini e quindi di poterli, come dire, ospitare e ricevere in strutture più accoglienti. L'ARMA partecipa perché tra l'altro questa è anche l'espressione un po' della nostra funzione sociale a 360 gradi, perché oltre a occuparci di repressione e prevenzione dei reati ci occupiamo anche di rassicurazione sociale, di appunto funzione sociale. Per noi questo è significativo e sintomatico della nostra più ampia funzione istituzionale. Facendo tappa nei reparti di pediatria medica, chirurgia pediatrica ed ematologia pediatrica, i volontari della Dricesta, i carabinieri e gli studenti del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara hanno dato vita a una vera e propria festa di Natale in corsia, regalando un sorriso ai piccoli degenti dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Giuliano Lombardi, direttore di pediatria medica qui al Santo Spirito di Pescara, torna anche quest'anno questo fortunato evento di Babbo Natale Carabiniere. I bambini ricevono i regali, ma è il clima di festa che li rende ancora più felici, perché questo clima di partecipazione dei nostri carabinieri, stamattina è presente anche il generale dei carabinieri che è venuto a portare anche una parola d'affetto da parte dell'arma. Tenga presente che questo Babbo Natale che sta girando adesso per le camere portando regali contribuisce a arricchire la gioia dei bambini, gioia che è un po' limitata in questi giorni dal fatto che se sono ricoverati si vede che non stanno bene, ci sono patologie acute, patologie croniche naturalmente. E momenti come questi sono veramente preziosi per la psiche del bambino e anche per aumentare il livello di difese umorali e non solo umorali.
Armando Mancini, direttore generale della ASL di Pescara, questa è una giornata di festa realizzata, diciamo, resa possibile grazie alla Dricesta ma anche ai carabinieri. Un momento importante che ormai si attende ogni anno. Sono 16 anni che la Dricesta organizza con l'aiuto e l'ausilio dei carabinieri questo momento. È una cosa toccante perché vedere tutti questi uomini in divisa che si commuovono, perché si commuovono di fronte a questi bambini, è una cosa toccante, ma soprattutto è un momento per far capire ai bambini che non sono soli e che è Natale, e anche nella sofferenza dobbiamo mantenere vivo il significato delle feste. Oltre ai volontari della Dricesta Onlus e ai carabinieri, ad allietare la giornata ci hanno pensato anche i laureandi di musicoterapia del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Professor Silvio Feliciani, lei è il direttore del corso di musicoterapia del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara e c'è ormai questa collaborazione con la Dricesta per Babbo Natale Carabiniere. Quanto è importante portare la musica ai piccoli pazienti dell'ospedale di Pescara? Allora, è fondamentale. Noi siamo già presenti in ospedale come corso di musicoterapia perché i nostri studenti fanno un periodo di tirocinio e noi siamo convenzionati con l'ospedale proprio grazie alla Dricesta che fa da intermediario. La musica è uno strumento potentissimo di comunicazione e di produce emozioni, e emozioni quasi sempre positive, favorevoli, quindi sono emozioni che aiutano i bambini, ma non solo i bambini, anche gli adulti, attraverso un miglioramento dell'umore, anche a combattere le patologie peggiori. I ragazzi che abbiamo visto suonare nei reparti oggi sono allievi del conservatorio? Sì, sono tutti studenti del corso accademico di musicoterapia, un corso triennale di primo livello che rilascia una laurea in musicoterapia, appunto. Questo è un evento al quale concorriamo ogni anno e probabilmente poi in primavera noi faremo delle masterclass, dei seminari anche aperti all'esterno e ad altri cittadini, sia per informarli sulle possibilità della musicoterapia e sia per aggiornarci sempre, tenerci sempre al top a livello scientifico e informativo nel mondo.